Allora, oggi ci occupiamo non del lago di Bolsena che stiamo inquadrando al tramonto, bensì di Bolsena proprio, cioè della cittadina che dà il nome proprio al lago. Ecco, sulle immagini di questo palazzo medievale, che di fatto sta sulla antica via Cassia, ci spostiamo con l'inquadratura su questo complesso. Questo complesso è praticamente relativo alle Basilica di Santa Cristina. Santa Cristina è che è la patrona di Bolsena. Ma questa chiesa non è tanto legata al culto di Santa Cristina quanto al fatto che in una piccola cappella che in realtà è scavata nella roccia e si trova qui, tantissimi anni or sono, accadde il miracolo che poi ha dato il via alla festività del Corpus Domini, ovvero quello di un prete che praticamente si ritrova all'ostia che si ruppe tra le sue mani e sgorgò il sangue, macchiando poi il corporale, che poi oggi è conservato presso il Duomo di Orvieto. Ma tutto, insomma, è nato qui, a Bolsena. Allora, siamo a Bolsena, siamo praticamente sull'ora del tramonto, siamo prossimi, siamo contro il sole e ci spingiamo piano piano e approfittiamo comunque sia dei colori della che ci offre questo uranio proprio per vedere da sotto il castello dei Moraldeschi della Cervara e andiamo poi a entrare un po' nella parte più vecchia del borgo. Una breve passeggiata per Bolsena, perché poi Bolsena è piuttosto grande, come potete ben vedere. Si svolge anche sul lago, c'è una parte più moderna sul lago, questo è il lago di Bolsena, laggiù in fondo l'isola Bisentina, e qui siamo sempre sotto il castello che domina dall'alto Bolsena. Qui siamo di fronte a un borgo molto, molto bello. Forse questo è l'angolo più bello in assoluto. Qui siamo sempre sotto il borgo, sotto il castello, che è tutto aperto, c'è anche un museo dentro. E andiamo via salendo. Questa parte alta. Che vivo. E adesso praticamente chiudiamo con l'immagine di questi merli contro il sole.